Incidente nella notte a Fabriano, perde il controllo della moto e finisce in un dirupo, muore a 31 anni Gianmarco Michelangeli. Riforma sanitaria, la regione incontra il personale di Marche Nord, a Quaroli rassicura, hanno apprezzato l'iniziativa ed è stato un confronto costruttivo. La mancanza di medici è dovuta alla scarsa programmazione degli anni precedenti. Nuovo asfalto, tecnica all'avanguardia e limite di velocità che torna a 110 km orari. L'assessore regionale Baldelli annuncia la riapertura del tratto di superstrada tra Lucrezia e Calcinelli. Arte, musica e buon cibo, al Saltara di Colli al Metauro fervono i preparativi per la 20ª edizione di Saltarua. Stasera si inaugura la Fano dei Cesari con l'accensione del braciere, danze e spettacoli col fuoco. Domani la corsa delle bighette dedicata ai bambini. Buonasera e bentornati a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'incidente mortale avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 2.30, lungo la strada che da Fabriano conduce a San Michele. Vittima del terribile schianto è un giovane centauro, Gianmarco Michelangeli, 31 anni, che per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della sua moto, una BMW, finendo in un dirupo. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al 118. Purtroppo, quando sono arrivati i sanitari, il 31enne era in gravissime condizioni e sono stati vani tutti i tentativi di soccorso. Il giovane, che stava tornando a casa, era titolare di un bar alimentare di San Michele. In base a quanto emerso dai rilievi, non sarebbero coinvolti altri mezzi. A Iesi invece una cinquantenne si è tolta la vita gettandosi dall'ultimo piano di un palazzo di via Posterma, a pochi passi da piazza Federico II. I soccorritori hanno provato a rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118, sconosciuti i motivi del gesto estremo. È partito da Pesaro il confronto della regione con i sanitari in vista della riforma che porterà all'incorporazione di Marche Nord nella nuova azienda territoriale, una delle 5 previste nelle Marche. La legge, che verrà approvata entro Ferragosto, darà più poteri anche ai sindaci e ai cittadini. Sentiamo. Ha preso il via l'iter che porterà entro la fine dell'anno alla soppressione della Sur Marche e alla creazione di 5 aziende sanitarie territoriali con personalità giuridica. Marche Nord perderà il suo status di azienda ospedaliera e verrà inglobata nell'asta di Pesaro Urbino. Resteranno invece Torrette e Lierca di Ancona. Dopo la presentazione ufficiale della riorganizzazione avvenuta il 6 luglio scorso, il governatore e l'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, hanno iniziato ad illustrarla alle varie realtà. Questa mattina hanno incontrato gli operatori di Marche Nord nell'auditorium dell'Università dell'Età Libera a Pesaro. Nonostante il sindaco Matteo Ricci abbia annunciato una battaglia per far cambiare idea alla regione, Acquaroli riferisce di un confronto costruttivo con i sanitari. È emerso una curiosità, un apprezzamento per la nostra iniziativa e tante proposte e un'interlocuzione che è sicuramente utile a noi per spiegare bene quello che è il cuore pulsante di questa riforma e a noi anche per raccogliere le proposte, ma credo che sia stata molto utile anche per loro per cogliere lo spirito di questa riforma, che è aggiungere più competitività e adeguare le aziende ospedaliere alla sfida che comporta l'anno che corre, 2022. Acquaroli infatti ha ribadito che i servizi sanitari devono essere adeguati alle esigenze attuali, tenendo conto della denatalità, dell'invecchiamento della popolazione e dello spopolamento delle aree interne. Questa riforma, ha detto, ha l'obiettivo di semplificare il sistema e di restituire certezze ai territori. Sulla mobilità passiva, poi, il presidente ha ricordato che la provincia pesarese è quella che ne risente di più e che un 50% del totale si rivolge all'Emilia-Romagna. La colpa, per il governatore, è della mancata organizzazione nel dare risposte. Il rapporto, l'interlocuzione tra l'ospedale e il territorio è fondamentale. È fondamentale sia per dare risposte immediate, ma anche per costruire azioni di prevenzione, e credo che la sanità debba sempre di più dialogare e farlo in maniera costruttiva. Il senso, il cuore di questa riforma è proprio quello di voler mettere in campo maggiori risorse e ottimizzare quelle esistenti e non di togliere o addirittura di andare a dividere. Quindi da 3 governance a 1, come ha detto lei? Sì, di fatto, basta vedere l'organigramma della sanità nella nostra regione, nell'azienda Marche Nord, poi Area Vasta 1 e Asur abbiamo 3 livelli di governance. Quando noi facciamo un incontro per parlare della sanità in provincia di Pesaro Urbino, parliamo con 3 direttori, uno di Area Vasta e 2 generali. Credo che oggi si va a semplificare
e a costruire un unico interlocutore che poi deve, con la sua squadra, dare le risposte all'azienda, agli ospedali quindi e al territorio. Protagonisti anche i sindaci e i cittadini. I primi, tramite le conferenze di sindaci, verranno informati sui bilanci e sugli atti di programmazione e potranno esprimere un giudizio sull'operato dei nuovi direttori generali. Stessa cosa potranno fare i pazienti che avranno a disposizione un ufficio relazioni con il pubblico. Questo è molto importante per andare a capire come e dove programmare le azioni future e come e anche dove strutturare delle azioni specifiche. Credo che il cittadino è l'interlocutore essenziale, perché noi abbiamo messo al centro della nostra azione il fabbisogno. Il fabbisogno non è altro che la traduzione della domanda del servizio che fa il cittadino all'azienda sanitaria. Scontro tra auto e bici oggi poco dopo le 11 in via Metauro a Fano, all'intersezione con via Vittorio Veneto. In base ai rilievi effettuati dalla polizia locale, una fanese di 58 anni a bordo di un'auto non ha dato la precedenza a una 72enne in sella alla bicicletta. L'anziana è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso di Fano. Dopo i lavori di risanamento eseguiti da ANAS è stato riaperto il tratto di superstrada tra Lucrezia e Calcinelli, un intervento atteso da anni e che riporta il limite di velocità a 110 km orari. Promessa mantenuta, il gioco di squadra premia sempre. Ha esordito così l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ieri pomeriggio ha fatto un sopralluogo sulla E78 tra i comuni di Cartoceto e di Colli al Metauro. La notte scorsa, infatti, nel rispetto dei tempi concordati circa un mese fa con le associazioni di categoria e le istituzioni locali, è stata riaperta la carreggiata interessata dai lavori in direzione Fossombrone in tempi utili a garantire l'esodo feriale di tanti turisti che stanno scegliendo il nostro territorio per le loro vacanze. Assessore, sono stati rispettati gli accordi, che lavori sono stati eseguiti e che cosa cambia con questo intervento? Finalmente un risanamento profondo a tratti, a stralci, perché altrimenti l'impatto sulla viabilità sarebbe insostenibile per una città come Fano e per tutto l'asse del territorio solcato dalla Fano Grosseto, dalla 73 bis. Un risanamento profondo sino a 70 centimetri del manto carrabile, con una nuova generazione di lavori che facciamo nelle Marche, e quindi siamo apripista rispetto a tanti altri luoghi d'Italia che vengono presi di solito a modello. Una rigenerazione a freddo degli asfalti che vengono rimossi, con un costante monitoraggio da parte dell'Università Politecnica delle Marche. Questo significa che quell'asfalto rigenerato è sostenibile, non produce consumo di suolo perché non abbiamo bisogno di altro materiale cavato da siti estrattivi se non in minima parte, non c'è consumo di energia e abbiamo degli asfalti nuovi, innovativi, ecosostenibili. E cambia anche quindi il limite di velocità? Finalmente, dopo anni di limiti di velocità a 90 km all'ora in tratti stradali importanti come quelli che conducono verso una delle nostre principali città costiere, anche di turismo e di grande interesse storico, artistico, culturale, quel limite viene riportato a 110 km all'ora, ossia ciò che è previsto dal codice della strada per le nostre superstrade. E sono previsti altri interventi sugli assi principali della nostra provincia? La nostra provincia è stata per troppo tempo, la provincia di Pesaro Urbino, abbandonata dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo biennio 2022-2023 sono previsti circa 100 milioni di euro di investimenti sulle tre valli principali della nostra provincia, cioè la Valle del Foglia, la Valle del Metauro e la Valle del Cesano. La Valle del Metauro, che è centrale, ha arterie importanti come la Fano Grosseto o come la Flaminia, avrà circa 55 milioni di euro di investimenti. Questo ci dà l'idea di da quanto tempo queste strade fossero state abbandonate. Cambiamo argomento. Alla Memo di Fano ha preso il via una scuola di comunicazione politica con 27 giovani provenienti da tutta Italia. Oltre alle lezioni con esperti del settore, l'iniziativa prevede due serate aperte alla cittadinanza. Il protagonista di domani sarà Pippo Civati.
Piave Digital Agency, un'agenzia giovane che si occupa di comunicazione politica e istituzionale, arriva a Fano con Net Politics, la Summer School organizzata in collaborazione con il Comune di Fano e l'assessorato ai servizi bibliotecari, che si terrà dal 14 al 17 luglio alla Mediateca Montanari. Ecco di che cosa si tratta e a chi è rivolto questo appuntamento. È una Summer School sui temi della comunicazione politica ed elettorale che si rivolge a giovani amministratori, ma anche giovani professionisti del mondo della comunicazione. Saranno 4 giorni appunto di formazione con docenti e della nostra agenzia, ma anche personale esterno, e una serie di ospiti appunto con l'obiettivo di fornire un'esperienza a tutto campo su quello che sono i temi del mondo della comunicazione politica ed elettorale e insomma di tutte le altre realtà trasversali a questi. Abbiamo raccolto una trentina di iscrizioni, come erano insomma nei nostri obiettivi, accanto a quelle che appunto saranno le attività formative proposte ai nostri iscritti, abbiamo comunque pensato di organizzare 2 serate aperte a tutta la città di Fano. Appunto saranno le serate del 15 luglio e del 16 luglio, 2 appuntamenti diversi, 2 modalità di serata diverse, quelle del 16 con Pippo Civati, che proporrà il Comizio Culturale, che è una sua esibizione in collaborazione con We Reading, mentre nella giornata di sabato abbiamo un talk sui temi della comunicazione politica con Matteo Repore, sindaco di Bologna, Baron Domenifeo, europarlamentare, e altri amministratori più o meno del territorio, che si confronteranno con Giorgia Carofiglio appunto su queste tematiche qua. Chiaramente sono appuntamenti aperti, si svolgeranno alle ore 21 qui nel cortiletto della Mediateca Montanari, e chiaramente tutti coloro che sono interessati possono partecipare, noi vi aspettiamo. Apriamo la pagina degli eventi. A Saltara di Colli al Metauro domani sera torna a Saltarua. Quindi sentiamo qual è il programma della manifestazione che quest'anno festeggia il ventennale. Arte, enogastronomia e musica saranno gli ingredienti principali di Saltarua, l'evento giunto alla 20ª edizione organizzato dalla Proloco di Saltara con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della Regione Marche. La manifestazione, partita nel 2001, si svolgerà venerdì 15 luglio a Saltara, dove l'atmosfera medievale si fonde con l'arte contemporanea, creando un binomio di grande fascino. Presidente, che ora inizierà l'evento? Allora, l'evento inizierà alle 19.30 con l'apertura degli stand. Alle 20.45 nel centro storico, nelle varie piazzette, ci saranno 3 gruppi che suoneranno contemporaneamente. Ci sarà Frida Neri e Mina, J-Beat e Marinelli e Delta Mad, con vario genere musicale che va dal blues al jazz. E poi un concerto finale? Sì, alle 22.15 inizia il concerto finale del Queen Symphonies dell'Orchestra Rossini. Che rende non solo buona musica ma anche buon cibo. Sì, certo, potete venire ad assaggiare le nostre tipicità locali preparate dalla Proloco per l'occasione, come ad esempio le tagliatelle col baccalà o i fagioli, e avremo anche della buona birra artigianale. Ed è confermata anche la galleria degli artisti? Sì, come da tradizione sarà visitabile anche la galleria degli artisti, ci saranno 10 artisti giovani locali che esporranno le proprie opere all'interno dei mercati coperti di Saltara, a partire dalle 19.30. L'ingresso sarà gratuito? Sì, l'ingresso sarà gratuito e in caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 17 luglio. Al via questa sera la Fano dei Cesari, l'inaugurazione si terrà alle ore 21, tra pochissimo, con l'accensione del bracciere della Fano Un Fortune e il saluto dell'autorità. Si continua con spettacoli, danze e musiche dedicate alla romanità per celebrare l'inizio della manifestazione. Domani invece sarà la giornata dedicata ai bambini, che saranno protagonisti di giochi e attività curati dal comitato Noi di Sant'Orso. La Fano dei Cesarini inizierà alle ore 18 con la sfilata delle 4 fazioni che partirà da Piazza
20 settembre si dirigerà verso il Pincio. Previsti spettacoli, accampamenti, la ricostruzione di una domus romana e alle ore 20 la corsa delle bighette dedicata a bambini e genitori. Dopodiché verranno aperti gli stand gastronomici e alle 22 si terrà la premiazione della Fano dei Cesarini, a cui seguirà il grande spettacolo di danza a cura dell'Accademia dello Spettacolo. Dal centro storico ci spostiamo ai Tre Ponti perché domani prosegue la rassegna dialettale del Teatro Sotto le Stelle. A salire sul palco della BCC Arena sarà la compagnia Yarchaplat. Venerdì 15 luglio va in scena un'altra compagnia teatrale, non vorrei io peccare in vernacolo fanese, quindi, visto che lei è il regista, gliela faccio pronunciare correttamente. La compagnia si chiama Yarchaplat, perché ecco, Vengono accolti un po' dappertutto. Sono un gruppo molto, molto giovane, questa è una novità per Tre Ponti. È un gruppo molto giovane nel senso, prima di tutto perché sono nati nel 2019 e in più perché l'età media, diciamo, è sui 16, 17, 18 anni. C'è qualcuno che è un po' più grandino, però quelli li lasciamo da parte. L'importante è avere questi ragazzi giovani da diciamo così, istruire, forse non è la parola giusta, e farli crescere nel mondo del teatro. Noi venendo a Tre Ponti portiamo molte novità. La prima novità è che è un gruppo nuovo, la seconda novità è che portiamo due commedie, tutti ne portano una, non ne portano due. Perché sei un bel gruppo e quindi ne facendo due. Sono scritte da Francesco Iacucci. La prima si intitola Le Presentation. Di che cosa parla? È semplice. Due ragazzi che si sono fidanzati fanno incontrare le loro due famiglie e per fare conoscenza e, come succede spesso, non fanno solo conoscenza ma anche tante altre cose. Poi alla fine forse la conoscenza era l'ultima cosa. L'altra commedia è La Bendición. Sotto Pasqua tutti i parroci visitano le case e portano la benedizione. Sti porprete non è che possono scegliere questo sì e questo no, quindi bussano in tutte le case, in alcune case sono ben accetti, in altre case invece un po' meno. In questa casa, la casa di Ugo, la parte femminile lo accetta molto bene, la parte maschile un concinde meno. E vedremo anche qui come va a finire. Comunque, se ve le divertì, il 15 di luglio all'Arena BCC, alle ore 21:15, veniteci a vedere. Dimenticavo una cosa, tutti la chiamano Arena BCC, ed è giusto, però è bene anche ricordare, perché un nostro collega è dedicata ad Emanuele Emanuelli. Grazie, ciao. Ha fatto tutto lui, è stato bravissimo. Yarchaplat. Domani e sabato si presenta Porto Futuro Playground con la presentazione ufficiale delle opere di street art sui capannoni del porto. La giornata di venerdì inizierà alle 18:30 con i saluti istituzionali e la presentazione dei murales da parte degli artisti, che anticipa la dimostrazione della realtà aumentata. La serata proseguirà dalle 19 con band e DJ set. Sabato invece, oltre allo street food, il cibo di strada, dalle 19 all'1 si alternerà in console i DJ di Carnage Collective, collettivo di Fano molto conosciuto e apprezzato dai giovani del nostro territorio. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale sulla consegna delle borse di studio da parte della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Grazie per la vostra attenzione, vi ricordo come sempre il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, mandateci un messaggino su WhatsApp al 338 4968 250. Buona serata e arrivederci a domani.